Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo una cosa nuova, ovvero un unboxing speciale. Infatti qua dentro c'è un bel fucilozzo da soft air. E ora vi farò vedere cosa c'è all'interno. Allora, iniziamo con strategia strategica. Bene. GEG Armament. Allora, io ho preso un M4 CQB a canna lunga e si chiama in realtà CM16 Rider LDST. Ok, quindi l'M4 della GG, ho sentito dire che la GG è abbastanza buona. Come cazzo si apre questo? Allora, poi oltre al fucile mi è arrivata altra roba, ma ve la farò vedere forse in un altro video. Ok, Roberto ovviamente aveva la parte sbagliata, cosa pensavate? La più bella parte giusta. Quando? Ok, ecco qua. Allora, te per favore. Qui, prova. Queste istruzioni. Ok, i pallini. Che non so se sono buoni quelli della GEG, fatemi sapere, scrivetemelo magari in un commento. Spegni fiamma nero, batteria e caricabatteria ovviamente non ci sono, ma le ho presi perché la GEG non fornisce batteria e caricabatteria. Il caricatore da 450 pezzi e la nostra replica, che se devo essere sincero non pesa niente. Minghe fra. Buono. Spero mi si veda. Mi piace un sacco il colore. Ho preso il bipede da attaccarci. Il delta credo sia tutt'uno con la canna, peccato perché lo volevo togliere. Vabbè, non ci interessa adesso. Calcio grain. Svegliate posizioni. Mi sembra un'arma abbastanza compatta, leggera, roba, tasti robosi che non servono ovviamente. Ok, qui troviamo il logo della Combat Machine, il cartellino non ci interessa. La sacca di mira, questa è regolabile e credo sia si possa anche togliere. Si devi accorciare perché sennò. Ok, da qua penso si possa togliere questo gommino per accedere al vano batteria, se ce la faccio. Non ce la faccio. Madonna, è duro. Ok, ce l'ho fatta. Prego. Mi è arrivato anche quest'altro pacco con gli accessori per il fucile e tutta l'altra roba, quindi apriamo subito anche questo. Ne approfitto, lo faccio vedere. Mi riuscisse a aprirlo. Ah, ok, ho capito, non so. Qui devo spaccare tutto. Oh, il fatturone. Allora, caricatore JS Tactical, quello con la cordicella e fa zzzzzz.
spero non si rompa subito. Carica batteria lipo. Impugnatura bipede. Molto caruccia. Poi qua c'ho la saccoccia per il fucile, la mia mascherina per prepararmi gli occhiucci e qua la lipo, giusta, giusta, la lipo ci vuole. Bene, bene. Quindi, facendo un rapido calcolo, tutto quello che ho preso, ho speso in tutto poco più di 200 euro, compreso tutti gli accessori, sicché penso sia un buon acquisto, ho fatto sul semaforo. Spero che questa non mi dia problemi. L'unboxing è finito. Se vuoi una recensione del fucile, scrivimelo in un commento e io la farò il prima possibile. Se ti è piaciuto il video, lasciami un mi piace. Se stai guardando questo video e non sei iscritto, iscriviti. E noi ci rivediamo nel prossimo video. Bella!